Abbiamo al telefono con noi un altro amico della Grande Notte delle Parole, Stefano Serra. Ciao Stefano, buonanotte. Sì, buonanotte a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Amore. È un onore per noi averti ai microfoni. No, è un onore per me anche perché le notti, le nottate piacevolissime le ho fatte all'Ariston e anche per Radio Amore, quindi benvenuti voi e benvenuti a te. Tutti i radioascoltatori di Radio Amore. Grazie, grazie mille. Allora, caro Stefano, le tue paure, quali sono le tue paure e le tue fobie? Ma le mie paure sono... Hai toccato un argomento meraviglioso stasera, come sempre del resto. Io sono anche un fan di Radio Amore. La paura più grande per noi esseri umani credo che sia non essere compresi, non essere compreso il nostro amore, i nostri sentimenti. E proprio in relazione a quello che è il tema di stasera, ricordavo il film Le parole che non ti ho detto. Bellissimo. Esatto, e in relazione a quel film c'è la paura di non poter esprimere i propri sentimenti, il proprio amore, la propria passione. Questo credo che sia la paura e nello stesso tempo anche la più grande fobia che ognuno di noi vive quotidianamente quando si ama. Raccontiamo anche un po' che cosa fai te nella vita, Stefano. Ma nella vita, oltre che avere il piacere di parlare con Radio Amore, sono star manager del Grand Hotel San Francisco al Monte. Quest'anno ho avuto il piacere, grazie al presidente Vincenzo Russolillo, di far parte di Casa Sanremo, che è l'ospitalità del Festival di Sanremo, quindi ho avuto il piacere di trattare un po' tutti i big, non solo, ma tutti gli addetti ai lavori del Festival. E quindi anche lì ho ascoltato attraverso le mie mani, attraverso l'energia, le paure, dove ogni big, ogni personaggio che si presentava sul palco dell'Ariston si spogliava in senso metaforico, e quindi ascoltavo le sue paure, le sue emozioni, e questo è molto bello. Della mia professione amo fondamentalmente questo, sentire le paure delle persone, e attraverso il dream massage, perché ognuno di noi ha bisogno di un sogno, ascoltare le paure e tramutarle in sorrisi. È un massaggio, quanto aiuta le paure a diventare poi sorrisi, insomma serenità? Ma questa è una domanda che dovresti fare agli stadio o un po' a tutti i miei ospiti. Credo che il massaggio, la manualità, l'energia, l'amore, giusto per stare in tema, quello che la vostra radio, che ho sempre amato da sempre, aiuta tantissimo. Una carezza, non parliamo di massaggio, ma l'importanza di una carezza è fondamentale in ognuno di noi. Se pensi che una semplice si nasce con una carezza e si muore con una carezza, e quindi parlare di massaggio in questa sede sarebbe superfluo, ma l'importanza di un semplice gesto è veramente fondamentale, credimi Ivan. Beh, belle parole, belle parole. Invece la paura di una donna, secondo te, poi di invecchiare, di non piacere più, come va esorcizzata? Te che sei anche un cultore della bellezza femminile, immagino. Sì, io credo che forse in questo caso la tua domanda mi ispira a quello che è la filosofia foscoliana, no? Il Foscolo diceva che la vera bellezza è immortale in una donna, in un uomo, e quella interiore, e quella non muore mai. E a quel punto non abbiamo bisogno di un massaggio, di un trattamento estetico, ma abbiamo bisogno di amare noi stessi per poter donare amore, e quella è la bellezza immortale, quella che non muore mai. E probabilmente amando noi stessi la vita ci fa anche un po' meno paura. Ma questo sicuramente la paura. La paura è un po' come l'odio e l'amore. Se non ci fosse l'amore non potrebbe esistere l'odio, e così anche la paura. Amore e odio, quando sono sentimenti profondi che nascono dall'anima, sono sentimenti veri, puri, puliti, non circoscritti a una situazione, a un evento. E la mia fortuna nella mia professione, o meglio, la definisco una missione, è conoscere anche
questi grandi personaggi, persone che riescono a calamitare tante attenzioni e poi sul lettino diventano persone semplici, amorevoli. Quello è il segreto, sentire l'anima attraverso un semplice gesto. Nel Dream Massage c'è una frase che è un po' storica, che dice: nella nostra esperienza ogni manovra, ogni piccolo gesto dettato dal cuore e dallo spirito, nel rispetto e nell'amore del corpo altrui. E tutto questo è magia, e quando c'è magia, quando c'è amore, le paure svaniscono. Bello, bello. Ti volevo chiedere, ma c'è un personaggio famoso che ti ha colpito particolarmente per la sua sensibilità, per la sua affabilità, per i suoi sentimenti? Proprio uno che ti è entrato nel cuore più degli altri? Ma sicuramente un po' tutti, un po' come chiedere a un allenatore chi è stato il migliore in campo, da ex calciatore e allenatore professionista, mi sembra di rispondere allo stesso modo. Però in questo caso ovviamente un'esclusiva, un'esclusiva, ritengo che forse gli Zero Assoluto e Arisa sono stati particolarmente meravigliosi, al di là di Rocco Hunt, però persone che hanno recepito, ascoltato, sentito, perché ritengo che tra l'ascoltare e il sentire ci sia una grande differenza. Tutti possiamo ascoltare, ma pochi riescono a sentire Radio Amore, e così anche nel massaggio. E quindi forse gli Zero Assoluto, Arisa, hanno dato un qualcosa di più all'area Dream quest'anno a casa Sanremo. Bene, bene. Io ti ringrazio per questa tua testimonianza straordinaria e ti auguro una buonanotte, Stefano.